Ciao a tutte ragazze, sono finalmente tornata e risentite anche la mia voce. E niente, questo è un video abbastanza veloce, cercherò di essere rapida per mostrarvi i prodotti che mi sono stati inviati il sito Alias Cosmetics, rivenditore ufficiale del marchio La Femme. Per chi mi segue sa già che ho già collaborato con loro, cioè ho già fatto un video a riguardo anche sull'acrilico ad immersione. E questa volta però vi voglio far vedere dei colori e qualcosina che mi hanno inviato per rendervi partecipi anche, diciamo, delle loro novità, perché come già vi ho detto nello scorso video, loro hanno una gamma di colori ampissima, come potete vedere. Sono, mi sembra, più di 200 colori e tre dei colori che vi farò vedere adesso sono i colori della collezione autunno-inverno. Questi colori, come ve ne ho già parlato, sono tranquillamente utilizzabili non solo per il sistema di acrilico ad immersione, ma anche potete utilizzarli semplicemente come permanenti classici, ma anche ovviamente su unghie ricostruite. Quello vedete un po' voi, è a vostra discrezione. Quindi parto subito e come vedete dallo sfondo mi hanno gentilmente inviato la tovaglietta. Questa è una tovaglietta di cartone, penso, molto carina, con lo stemma della Femme. Io ho già aperto il pacco, non è un vero e proprio video di spacchettamento perché non ho resistito. Appena mi è arrivato il pacco ho detto no, vabbè, lo devo aprire e adesso comunque vi rendo partecipi di quello che mi hanno inviato. Mi hanno inviato 4 lime e io le ho già provate e vi posso assicurare che queste lime sono fenomenali, durano abbastanza nel tempo, anche se buona regola sarebbe comunque cambiarle per ogni cliente che, insomma, che si ha. Io ovviamente le uso solo su di me e le ho usate per due o tre ricostruzioni e vi posso dire che mi sono durate tanto, mi sono trovata molto bene. Quindi le lime sono consigliatissime. Poi mi hanno inviato tre semipermanenti colorati non stop color. Come vedete hanno nel tappo, vabbè, a parte il numero del semipermanente, hanno proprio dentro una goccina di smalto vero, del colore vero stesso, e questa è una bellissima cosa perché ci consente anche, magari per chi non li vuole stendere su tip ed esporli, di averli comunque a vista, no? I colori, perché si vedono benissimo, come potete vedere. Comunque dopo li andremo a stendere insieme. E poi mi hanno inviato due top coat. Uno è il top coat no wipe, no whip, non so come si dica. E l'altro è il top coat matte, che sono curiosissima di provare. E nulla vi toglie, ve lo ripeto, di usare questi colori e questi sigillanti per le ricostruzioni. Cioè, potete tranquillamente fare anche una copertura in gel e poi usare il colore e il top coat del semipermanente, va benissimo lo stesso, la durata sarà la stessa. Nascono, per carità, per essere usati per il sistema d'acrilico ad immersione, ma nulla toglie di usarli dove uno vuole. Adesso li andiamo a stendere insieme, così vedete anche la coprenza e quant'altro, e poi userò questi due top coat per sigillarle, così vi rendete conto l'effetto finale, insomma. Ah, mi sono dimenticata di dirvi che questo top coat qua, il top coat no wipe, no whip, è un top coat che non rilascia lo strato dispersivo, quindi è un non c'è bisogno di sgrassarlo in pratica. Lo sigillate, lo lasciate là a raffreddarsi per un paio di minuti e poi applicate l'olio cuticole.
I've seen you. I've patrolled these empty thoughts before, but I'm fixed now on the cure. I'm holding on to the last rock on the mountaintop, and I'm begging for your love. Do you remember the type of folk we used to be and the simple souls we used to see? Uh-huh. Do you remember a fallen man with no escape? It seems he lives in yesterday. Uh-huh. If you play, play the way, well, I forgive you once again. I'm losing patience, and I know for sure that we've been right here before. Voglio sigillare con il no wipe in rosso, invece il top coat matte andrò a sigillare l'H192 e l'H194. Type of folk we used to be and the simple souls we used to see. Uh-huh. Do you remember a fallen man with no escape? It seems he lives in yesterday. Uh-huh. If you play, play the way, well, I forgive you once again. I'm losing patience, and I know for sure that we've been right here before. There's no point in lying with you, 'cause baby I'm not crying of you. There's just shit that I've gotta do, so I'm not crying. H192, H194. Questo è il top coat no whip, un top coat senza dispersione, e questo è il top coat opaco. Ok ragazze, io spero come al solito di esservi stata utile, di avervi tenuto anche un po' compagnia. Ringrazio l'azienda nuovamente per avermi dato fiducia. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacio. Ciao!